Questa è una borsa di roba appena arrivata da provare, smucchiare, dividere e riparare. La prima cosa che salta all'occhio è questo, un Walkman Philips ancora con la scatola, ma in realtà sotto, perché io ho già guardato, ce n'è anche un altro che è questo. Poi ci sono una serie di altre cose che ora non ci interessano, perché in questo video torneremo a provare un Walkman, anzi due, vediamo se vanno tutti e due, se ne va uno solo, eccetera, eccetera. Per risolvere il solito problema del copyright, questa volta ci avvaliamo di questa. Questa è ovviamente una audiocassetta da 60 minuti della Sony, mi sembra. No, della BASF, eccolo qua. Al ferro, quindi un modello standard. Ma che ce ne frega di che cos'è questa? Che cosa c'è dentro? Ci interessa molto di più. Questo è un album, ovviamente, che ha i diritti d'autore, ma l'autore è un mio amico e perciò gli stiamo facendo pubblicità e non credo che ci denuncerà per violazione di copyright. Poi, semmai, vi lascio in descrizione il link del suo canale se vi piace la sua musica. Andiamo quindi a preparare tutto il necessario per provare questi oggetti, vale a dire le pile e i cavetti. Eccoci qua. Adesso vado ad inserire le pile, che sono due per ogni apparecchio. Anche questa volta io non ho voluto provarli prima, come per conto mio, perciò li stiamo provando per la prima volta insieme adesso. Ok? E questo lo abbiamo messo, abbiamo messo le pile. Apriamo e Ah, ecco, certo, c'era l'interruttore radio tape sulla posizione radio. Il nastro gira, cioè il nastro, il meccanismo gira, non so se riuscite a vedere, ma gira. Quindi sicuramente questo gira. Proviamo questo. Questo addirittura c'ha l'aggancio per la cintura che si toglie con una moneta, proprio cose d'altri tempi. Inseriamo le pile. Ok. Anche questo, se riuscite a vedere, sì, ma qua si vede molto meglio che sull'altro, gira. Tra l'altro ha la regolazione del volume doppia per i due canali, sinistro e destro. La regolazione del tono, funzione radiocassette, uscita di cuffia, addirittura la funzione Dolby NR. Questo doveva essere proprio un modello costoso di quell'epoca. Vediamo, c'è magari anche scritto l'anno di produzione. Scritto il modello, service, bla bla bla. Made in Japan. Molto interessante, ma non c'è scritto l'anno. Comunque, dalla forma direi tardi anni 80 della General Electric. Oh, va bene. Ringraziamo Aldonni che non ci denuncia perché utilizziamo le sue musiche. Accendo l'amplificatore. Non gira più. Che è successo? Si è spostata qualche levetta. O gli ho messo dentro delle pile che sono scariche. Adesso gira. Ok, il nastro sta girando. Ok, lo spinotto qua non fa ottimo contatto, come avete sentito. In più il suono è abbastanza cupo nonostante sia su tone high, quindi tonalità alta, il che vuol dire che probabilmente la testina è sporca. Ma la cosa che mi preoccupa di più non è tanto la testina che si pulisce con molta facilità, quanto il fatto che la velocità di rotazione non è corretta. Come avete sentito, il nastro tende a trascinarsi. Possiamo provare a sentirlo ancora. In realtà un po' è colpa delle pile che non sono carichissime. Tuttavia penso che siano anche le cinghie da cambiare. Insomma, va bene, c'è di meglio, ma penso che lo potremmo sistemare abbastanza facilmente, semmai poi ci faccio un video dedicato. Vediamo l'altro invece, che è un oggetto sicuramente più nuovo e sicuramente di qualità più scadente, anni tardi 90, però ha due uscite di cuffia, non so se riuscite a vedere. Regolazione del volume, poi vabbè, MFM e tuning per la radio. Tra l'altro anche l'equalizzatore grafico bassi, medi, alti qui sul frontale e l'ingresso per un alimentatore esterno. Non ha la fibbia per attaccare la cintura, è stata tolta. Proviamolo subito con cuffia 1, poi eventualmente anche cuffia 2. Inseriamo la cassetta. Dall'altro lato magari.
il calcio fritto, fruito, passion, sussulto, strisciato, fruito, fruito, rilasso, a distillare un'arte vera, mica è One Direction, se non clicchi nello spasso, no, calcolare l'area in circolare, Devo dire che si sente estremamente bene, avete visto che la cassetta è la stessa, quindi... E la canzone è la stessa, l'ho voluta girare proprio dallo stesso lato appositamente. E devo dire che questo va molto bene. Proviamo anche la seconda uscita di cuffia, che è questa qua di lato. Ma a questo punto direi che questo è già pronto così com'è, magari giusto una pulita di testine per togliere la polvere. Quello invece va sistemato. E credo che lo sistemerò, perché è un apparecchio di ottima qualità, secondo me, che merita appunto di essere recuperato. La bella gialla rotta di alto, scrive, la bocca cante, ride, media karaoke, non ti fidi, caro rock, pro di me. Sì, funziona perfettamente, sia l'uscita 1 che l'uscita 2. A questo punto proviamo anche la radio, che si accende di qua. FM stereo. Questo è il volume. Questa è una marca. Terza cosa, mi fa sa? Profumato, fresco, buono. Ok, basta, la radio non ve la posso far sentire di più perché il copyright qua si fa sentire. Bene, questo è perfetto. Questo qui ha le cinghie da sostituire, però penso che si potrà fare facilmente, perché questi vecchi modelli in genere erano fatti per essere riparati con una certa facilità, quindi penso che si possa fare. Semmai questo però lo vediamo in un altro video.